Hola, ciao a tutti, buongiorno, benvenuti al giorno 3 di Rimettiamoci in Forma. Sono Angie Rubio e questo è il canale di Vamsa Yoga. Ora, oggi lavoreremo sulle torsioni. Lo faremo con lo yoga, quindi prima riscaldiamo bene il corpo e poi allunghiamo la colonna per entrare nelle torsioni. Ricordiamo che le torsioni ci permettono di eliminare sia tutte le tossine fisiche che siano rimaste nel nostro corpo, sia le tossine mentali, tutta questa spazzatura mentale che ci ingombra la testa, la mente, non ci permette di essere leggeri. Cominciamo allora mettendoci nella parte anteriore del tappetino. Mettiamo le gambe dritte, i piedi sotto le anche, pieghiamo leggermente le ginocchia e retroversiamo il bacino. Forte attivazione dell'addome, allunghiamo la colonna, allunghiamo le gambe, apriamo il petto, respiriamo profondamente. Sarà una pratica attiva, ma prenditi il tempo per fare le tue posizioni e prenditi un momento per rispettare sempre i limiti del tuo corpo, ok? Apri il petto, comincia a muovere le scapole. Mantieni sempre il bacino retroverso, ricordati, pube verso il mento, coccige verso il pavimento. Questo qua, sempre, continua a farlo per attivare bene il tuo addome. Inspiri, sollevi le braccia, ti allunghi verso il soffitto. Espiri, attivi l'addome, ti pieghi in avanti. Se c'è bisogno, piega le tue ginocchia, siamo ancora freddi, quindi ammorbidisci, scendi con le ginocchia piegate, mani a terra, collo molto morbido. Inspiri, distendi le gambe, distendi le braccia, puoi mettere le mani sulle tibie per aprire bene la tua colonna. Quando espiri appoggi le braccia, passo destro indietro, passo sinistro, panca alta, resti qua. Se hai problemi con i polsi, appoggi le ginocchia o appoggi le avambraccia, dipende di te. Respira, guarda in avanti, 3, fuerte con l'addome, 4 e 5. Opzione 1, appoggi le ginocchia a terra con il bacino così retroverso. Opzione 2, scendi direttamente con le braccia. Ascendiamo totalmente a terra, appoggiamo tutte le gambe e tutto l'addome. Mani sotto le spalle, chiudiamo i gomiti. Inspirando apriamo, gomiti piegati, pugni a terra. Espirando scendiamo. Inspirando di nuovo saliamo. Espirando scendiamo. Inspiriamo. Ed espirando appoggiamo le ginocchia, le dita delle mani e dei piedi, spingiamo bene con le mani, sguardo verso l'ombelico e cominciamo a risalire con i glutei verso il soffitto. Piccolo passettino in avanti, entriamo nel cane a testa in giù e cominciamo a muovere prima una gamba e poi l'altra. Ci fermiamo al centro, saliamo sulla punta delle dita, passo destro in avanti, passo sinistro, allunga la colonna, mani sulle tibie o sul pavimento, peso va sugli avampiedi. Espiri, scendi verso le tue gambe, inspiri, snoccioli la colonna verso il soffitto e sollevi le braccia. Espiri, mani lungo il fianco di nuovo. Divarica di nuovo le gambe, piega le ginocchia, retroversa il bacino, anteroversa il bacino, retroversa il bacino. Comincia a ammorbidire tutti questi muscoli, attiva bene l'addome e distende le tue gambe. Unisci i piedi, apri il petto e di nuovo inspiri, sollevi le braccia. Espirando scendiamo con le mani a terra. Inspirando allunghiamo la colonna. Espirando appoggiamo le mani, passo destro indietro, passo sinistro, restiamo, 5, forte attivazione dell'addome, puoi scendere sulle avambraccia o puoi appoggiare le ginocchia, oppure scendere sulle avambraccia e appoggiare le ginocchia, 4, e 5, guardiamo in avanti e con le ginocchia o senza a terra scendiamo in chaturanga, leviamo i piedi, urva mukha, se vuoi scendi in bhujangasana, la posizione che abbiamo fatto prima. Ed espirato, allunghiamo, entriamo nel cane a testa in giù spingendo bene con le mani. Da qua puoi muovere prima una gamba e poi l'altra, ammorbidire bene le gambe.
catene posteriori che si allungano. I 5, dove sei, passo destro in avanti, solamente destro, appoggi bene il piede, spingi un pochino indietro la gamba sinistra, distende totalmente, apri, guarda in avanti, espiri, appoggi il ginocchio sinistro a terra e sali con il petto. È molto importante in questa posizione sentire bene il radicamento a terra e non che siamo qua a valare un po'. Quindi apri bene il piede destro a terra, attiva l'addome, entreremo nella prima torsione. È molto importante, come dicevo precedentemente, allungare, mi giro per farvi vedere meglio, allungare bene la colonna. Quindi da questa posizione apriamo il petto, con la mano destra spingiamo la gamba destra e con la mano sinistra ci solleviamo verso il soffitto inspirando. Espirando, gomito sinistro viene oltre la coscia destra. Da qui cerca di non portare indietro il gluteo destro, ma di mantenere in linea il ginocchio sopra la caviglia. Mano destra sopra la sinistra e rimaniamo qua. È una forte torsione. Se riesci a fare una posizione un pochino più intensa, puntiamo il piede sinistro, distendiamo la gamba sinistra e allunghiamo qua. Guardiamo le mani. E in 5, inspiri, liberi con le mani a terra, porti la gamba destra indietro, entriamo nel cane a testa in giù, spingendo bene. Opzione 1, scendiamo con le ginocchia a terra e scendiamo con le braccia per poi salire in Bhujangasana, pugni a terra con piedi chiusi. Opzione 2, da Adho Mukha si puntano i piedi, si sposta il peso in avanti e non mi appoggio, apro qua fortissimo con gli addomini e espiro, torno. Vado di nuovo in avanti. Passo 1 o passo 2, scegliete quale dei due fare, aprite bene le scapole. E spinando indietro, ultimo, questo ci permette di allungare meglio la colonna e lavorare con la forza dell'addome. E vado, passo sinistro in avanti, solamente sinistro, ginocchio destro a terra, libero e salgo. Quindi creiamo la posizione dall'altra parte, inspirando solleviamo il braccio destro, con la mano sinistra apriamo la gamba sinistra ed espirando un gomito oltre la coscia. Mani in preghiera e restiamo. Chi riesce può puntare il piede destro e distendere la gamba destra. Liberiamo le mani a terra, portiamo la gamba sinistra indietro nel cane a testa in giù, allunghiamo bene la colonna e di nuovo da qui sposto il peso in avanti, passo dalla panca alta, poi si può entrare nella panca piccola, piegare le braccia, salire in Bhujangasana o come ho fatto precedentemente salire nella posizione più grande e si torna in Adho Mukha. Di nuovo sposto il peso in avanti, ginocchia a terra, piego, salgo, espiro Adho Mukha, salgo, inspiro, mantengo l'appoggio sulle dita dei piedi e delle mani, e tutte le mani, scusatemi, e indietro. Dove siamo? Passo destro in avanti, solamente destro, e portiamo il piede sinistro in diagonale. Cercate di mantenere un'apertura non troppo grande delle vostre gambe, quindi non qua, ma chiudete un pochino la gamba sinistra. Distendete bene la gamba destra, cercate di non iperestendere il ginocchio, quindi qui non dovete sentire fastidio. Apriamo il petto, solleviamo. Aggiustiamo la posizione, quindi se eravamo così troppo aperti, il piede sinistro si mette in diagonale e chiudo i fianchi in avanti. Solleveremo il braccio sinistro verso l'alto,
ed espirando entreremo in un'altra torsione, quindi potete mettere la mano sinistra lungo la vostra gamba destra e lasciare la mano destra sul fianco. Se riusciamo, si scende creando spazio, la mano va a terra, la gamba destra va distesa e si solleva il braccio sinistro. E 5, piego un pochino la gamba destra per creare più equilibrio, saliamo, giriamo dall'altra parte, quindi il piede destro entra a diagonale, il piede sinistro si gira, fianchi totalmente girati. Solleviamo il braccio destro, allunghiamo bene, ed espirando entriamo nella torsione, ricordatevi di non farvi male al ginocchio. Scendiamo, mano a terra, solleviamo il braccio sinistro. Dove siamo, torniamo piano piano verso l'alto, inspirando, torniamo alla parte anteriore del tappetino, mani a terra, gamba destra indietro, Adho Mukha Svanasana, cane a testa in giù. Guardiamo in avanti, saliamo sulla punta delle dita, appoggiamo le ginocchia a terra. Opzione 1, libero le mani, scendo da una parte e porto le gambe in avanti. Opzione 2, dalla quadrupedia si incrociano le caviglie, ci spostiamo indietro e liberiamo le gambe in avanti. Ok? Dipende dalla nostra flessibilità nelle anche. Allunghiamo le gambe a terra, allunghiamo la nostra colonna. Mani lungo il fianco, Dandasana. Spingo con le mani a terra, immaginate che dietro di voi c'è una cerniera sulla colonna, la chiudiamo verso l'alto, quindi apriamo. Inspirando chiudiamo la gamba destra, la pieghiamo e avviciniamo il tallone destro al gluteo destro, lasciando una mano di distanza tra il piede destro e la gamba sinistra. Da qua con il braccio destro ci allunghiamo verso l'alto e lo portiamo dentro al gluteo destro. Con il braccio sinistro, opzione 1, abbracciamo la nostra gamba destra, oppure inspirando lo solleviamo ed espirando veniamo oltre la coscia, creando lo spazio per far passare il tronco senza sollevarci da terra. E da qua manteniamo la posizione guardando oltre la spalla destra. Attivate bene l'addome. Inspirando guardiamo in avanti. Espirando liberiamo la posizione, torniamo in Dandasana, la gamba destra si distende, apriamo il petto, mani lungo il fianco. Pieghiamo la gamba sinistra, appoggiamo il piede di nuovo, rispettiamo questo spazio che c'è fra la gamba destra e il piede sinistro. Solleviamo il braccio sinistro e lo portiamo indietro del gluteo sinistro. La mano destra, se la prendete all'interno e fate la torsione, va benissimo, ok? Rispettiamo la nostra colonna. E inspirando, chi vuole fa il passo 2, solleva il braccio destro e poi entra, creando lo spazio e spingendo. E guardiamo per la spalla sinistra, cercando di aprire tanto il petto. Fuertissimo con l'addome. I 5, guardiamo in avanti inspirando, espirando liberiamo, allunghiamo la gamba sinistra, apriamo il petto, questa volta inspirando solleviamo le braccia oltre la testa, creiamo una L ed espirando scendiamo verso le nostre gambe, se c'è bisogno piegate le ginocchia, afferrate i piedi, aprite il petto e guardate in avanti, cercate di allungare la schiena, non è necessario allungare totalmente le vostre gambe, ok?
Se invece riuscite, lo fate. Inspiriamo ed espiriamo. Torniamo indietro, quindi opzione 1, giro con le gambe, opzione 2, incrocio le caviglie. Chi incrocia le caviglie, ricordati di mettere i piedi qua quasi che sotto i glutei per chiudere le gambe e fare il passaggio in avanti. Si puntano le dita, si sali in Adho Mukha Svanasana, il cane a testa in giù. Fate un cane un pochino più cecchito, quindi date un piccolo passettino in più in avanti. Chi non ha il cane con le mani e i talloni a terra può piegare le ginocchia e spingere bene con le vostre mani. E da qua, chi ha le gambe distese o chi no, la mano destra si radica a terra e con la mano sinistra cercate o la coscia destra o il polpaccio destro o la caviglia destra. Entriamo in una ultima torsione, spingiamo bene, forte con l'addome. Liberiamo il braccio sinistro, perdone. Spingiamo bene, allunghiamo la colonna. E da qua la mano destra viene lungo la gamba sinistra. Torniamo al centro. Ci spostiamo in avanti, inspirando, ginocchia a terra, ed espirando, ci spostiamo indietro, entriamo in Balasana, rilassiamo. Fronte al tappetino. Mani sotto le spalle, inspirando spingiamo con le mani, cominciamo a snocciolare la schiena, l'ultima che sale la nostra testa, arriva su, ed espirando scendiamo, ci sediamo in una posizione comoda per noi. Allunghiamo la colonna, inspirando solleviamo le braccia oltre la testa, uniamo i palmi delle mani. E espirando portiamo le mani avanti al cuore. Namaste. E grazie. Se hai voglia puoi continuare a praticare, puoi cercare un altro dei video che ci sono di Hatha, di Vinyasa e continuare con la tua pratica di oggi. Se già con questo ti senti che hai sudato tantissimo, è normale perché le torsioni vanno, come dicevo precedentemente, a esprimere, a torcere, eliminare tutte queste tossine dentro del nostro corpo. Quindi è un'ottima pratica per purificare il nostro corpo. Grazie mille per aver praticato insieme a me e per essere qui nel mio canale. Se volete, suscrivetevi e aggiornate il campanellino, attivate il campanellino per essere aggiornati su tutti i video. Ricordatevi che questo challenge sono 15 minuti, 20 minuti ogni giorno per rimetterci in forma. Lavoriamo in maniera molto più attiva rispetto al lavoro fatto ad aprile e maggio, ok? Però se sentite che avete bisogno di più o di meno, controllate gli altri video. Grazie, ci vediamo domani per un'altra pratica. Namaste e buona giornata.